È l'ultimo incontro che il Consiglio regionale del Piemonte organizza al Salone del Libro, incontri che hanno avuto un successo notevole di pubblico e di interesse. Presentiamo in questa sede il tascabile dedicato ai viaggi che il Consiglio regionale del Piemonte, in particolar modo la Consulta europea, che è un organismo che il Consiglio promuove e ospita, ai viaggi di istruzione che da moltissimi anni la Consulta europea organizza per le classi, per gli studenti delle scuole medie superiori di tutto il Piemonte, e qui abbiamo una rappresentanza dell'Istituto Cattaneo che ringrazio della loro presenza, tutte le scuole del Piemonte che partecipano a questo concorso Diventiamo Cittadini Europei. Tra l'altro quest'anno, 2013, in occasione dei 20 anni del Trattato di Maastricht, l'Unione Europea ha proclamato appunto l'anno 2013 l'anno della cittadinanza, e quindi abbiamo pensato che in questa occasione così importante si poteva realizzare una semplice pubblicazione molto sintetica e succinta dedicata ai viaggi, a cosa si fa in questi viaggi, alle cose che si vedono e all'impressione che questi viaggi lasciano nei ragazzi. E perché non sono viaggi di piacere o di turismo, certo ci sarà anche la componente della scoperta e del turismo, ma soprattutto c'è la possibilità di avvicinare, di vedere come funzionano dal di dentro le istituzioni europee. In questo tascabile abbiamo ricompreso 3 iniziative, 3 viaggi. Il viaggio a Bruxelles, che è stato seguito dal collega Alessandro Bruno, giornalista come gli altri dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Bruxelles, lo sapete, è l'antica capitale delle istituzioni comunitarie, dove trovano posto sia il Parlamento che la Commissione europea. Poi c'è il viaggio all'Aia, che non è solo la capitale amministrativa dell'Olanda, ma è la capitale della giustizia internazionale, e che è stato seguita dalla collega Elena Correggia. E infine il viaggio che abbiamo fatto a Berlino, seguito dal collega Mario Bocchio. Berlino è un po' la nuova capitale dell'Europa, nel senso che è la città che porta sui suoi muri, nei suoi ambienti urbani, un po' tutta la storia delle grandi tragedie del Novecento, e che sta cercando di rimarginare. E chi è stato a Berlino, come è successo a me pochi anni fa, si rende conto di come la città sia in una continua fase di rielaborazione della propria storia. Prima di lasciare la parola però ai colleghi Alessandro, Elena e Mario, che vi parleranno delle loro impressioni di viaggio, di cosa hanno tratto da questi incontri, lascio la parola al consigliere regionale Marco Botta, che porterà il saluto ufficiale del Consiglio regionale della Consulta europea. Grazie a Domenico Tomatis, direttore dell'Ufficio di Comunicazione del Consiglio, grazie a voi tutti. Io porto il saluto naturalmente del Presidente Valerio Cattaneo e del delegato alla Consulta europea, il collega Fabrizio Comba. Il tema è un tema interessantissimo. Oggi non si può essere cittadini italiani senza essere anche cittadini europei, e per diventare cittadini europei vedere di persona, o perlomeno accostarsi alle istituzioni europee, è un fatto molto importante. Certo, l'Europa che oggi stiamo vivendo, l'Europa di questi ultimi anni, non è più l'Europa dei sogni di qualche anno fa, è un'Europa sicuramente in declino, un'Europa che ha tanti problemi, è un'Europa che deve ripensare, bisogna ripensare l'uomo europeo, che non può essere sicuramente il tecnocrate dell'AIA o di Bruxelles o di Strasburgo, ma che deve riandare con la mente ai grandi miti fondanti dell'Europa, il mito della Grecia con la sua grande cultura, il mito di Roma col suo grande diritto, il mito della cristianità con le sue grandi aperture spirituali, il mito della libertà legato a Wallace come a tanti altri patrioti europei. Ecco, ripartire dall'uomo europeo e da quello che è il momento spirituale, e far sì che questi momenti si incarnino in un vero sviluppo politico dell'Europa, perché guardate, il tentativo di Jean Monnet di creare l'Europa attraverso
l'unione economica. È un tentativo parzialmente riuscito, ma profondamente non riuscito dal punto di vista politico. Oggi noi abbiamo bisogno di un'Europa che ritorni ad essere un'Europa dei popoli, un'Europa che superi ogni tipo di nazionalismo, ma non dimentichi l'identità nazionale e quindi l'identità delle patrie europee, e che faccia più politica e meno economia. Soltanto riformando la Costituzione europea, soltanto ridando un nuovo slancio al percorso europeo, noi sapremo anche vincere quell'ipotesi di declino di un nano politico, di un gigante economico che come oggi è l'Europa, ma gigante economico che sta però in questi anni perdendo anche questa sua caratteristica, per riportarlo dentro la storia, perché c'è qualcuno che vorrebbe fare dell'Europa una grande nazione fuori dai grandi giochi della storia. Beh, noi come cittadini europei, come italiani, che non dimentichiamoci mai, non solo siamo stati padri fondatori dell'Europa, ma siamo uno dei popoli che ha più creduto all'Europa unita. Ecco, noi proprio dall'Italia dobbiamo lanciare questo slogan: più Europa, più politica europea, meno attenzione verso finanza ed economia. Ecco, con questo vi lascio, perché poi le vostre esperienze fatte a Berlino, all'AIA, a Bruxelles, sicuramente vi avranno dato tante emozioni e tante idee di cui oggi parleremo. Grazie. Bene, penso che tocchi a me cominciare, perché il primo viaggio descritto in questo volumetto è quello che ho fatto a Bruxelles con i ragazzi, i funzionari della Consulta, i professori che li accompagnavano nel giugno dello scorso anno. Il viaggio è uno dei più classici, il viaggio a Bruxelles, perché come ha detto adesso il consigliere Botta, Bruxelles è di fatto la capitale dell'Europa, perché le istituzioni principali ruotano attorno a Bruxelles, come ben sapete. Forse anche meglio di me, visto che avete vinto il concorso. Comunque l'esperienza è stata bellissima, perché tutte le volte che si va a Bruxelles si trovano sempre delle novità, perché comunque questa Europa che sembra non voler mai crescere in realtà cresce anche quando sotto traccia non si può cogliere da avvenimenti politici importanti. Per esempio il gruppo che è venuto a Bruxelles nel giugno dello scorso anno è stato il primo gruppo piemontese che rappresentava tutti i territori del Piemonte a poter partecipare al gioco Parlamentarium, un gioco che in un'ala dell'edificio di Bruxelles che ospita il Parlamento europeo, ci sono queste sale per svolgere questo gioco parlamentario, che è un gioco bellissimo dove i ragazzi possono simulare l'attività che svolgono i parlamentari europei. Vengono divisi in squadre e concorrono per poter ottenere lo scopo per cui i parlamentari europei lavorano a Bruxelles e sono stati eletti dai cittadini europei. Quello di far approvare delle leggi, dei provvedimenti, che chiaramente, come voi sapete, non è usato proprio il termine legge in ambito comunitario, ma che si, regolamenti, direttive, quello che è far approvare dei provvedimenti nel complesso iter, percorrendo appunto il complesso iter che sono costretti a percorrere i parlamentari europei proprio per questa complessità delle istituzioni europee. Abbiamo anche visto poi c'è questo centro d'accoglienza interattivo e multimediale dove si può ripercorrere tutta la storia delle istituzioni europee. E poi abbiamo avuto anche l'opportunità di avere dei relatori della Commissione europea, perché come sapete quando si va a Bruxelles
si cerca di visitare più istituzioni possibili in quei pochi giorni disponibili con le risorse disponibili, e oltre a concentrarsi sul Parlamento si cerca di fare una visita alla Commissione europea. Pensate che sono quasi 30 anni ormai che il Consiglio regionale con la Consulta europea fa questo lavoro, fa questo concorso e coinvolge migliaia e migliaia di ragazzi tutti gli anni, e si dà questa opportunità quindi di avere un confronto con dei funzionari della Commissione che spiegano il lavoro della Commissione, poter avere, fare una visita al Parlamento europeo e con questo nuovo gioco di ruolo poter in qualche modo immedesimarsi meglio nell'attività del Parlamento europeo, ripercorrere la storia anche con l'ausilio di questo museo, diciamo, multimediale, che è nuovissimo e bellissimo, che si trova a Bruxelles sempre nei pressi dell'edificio, e anche poter fare un giro per la città di Bruxelles, nella quale in effetti si respira un po' di Europa, non solo perché già di suo è una città, una capitale europea cosmopolita, ma perché in tutti questi anni in cui Bruxelles si trova al centro dell'Europa, perché ormai diciamo l'Europa è nata all'inizio degli anni 50, il Trattato di Roma è del 57 e poi la prima elezione del Parlamento europeo si è avuta nel 1970, e quindi diciamo che negli anni 70, chiedo scusa, quindi diciamo che in questi ultimi 30-40 anni in Europa, a Bruxelles, si sono incontrati gli europei sempre di più, perché adesso ormai abbiamo un'Europa 27 che fra poco diventerà 28 con l'entrata della Croazia. Ma la cosa più bella di questi viaggi che io noto è sempre l'entusiasmo dei ragazzi, e anche questa volta l'anno scorso i ragazzi che diciamo ci hanno aiutato a fare questo volumetto, perché tra l'altro ci sono anche delle loro dichiarazioni e poi tutto ruota attorno a quello che loro fanno, hanno sempre un entusiasmo che non ti aspetti. Come diceva il consigliere Botta, purtroppo non sembra che questo sia il migliore periodo per chi crede negli ideali europeisti, perché sembra difficile in questo momento il percorso europeo, i problemi sono molti, nonostante appunto a brevissimo ci sarà un nuovo paese che entrerà nell'Unione Europea. Ma i ragazzi coi quali si parla tutte le volte, pur essendo legati alla realtà e percependo le difficoltà che li circondano, sia politiche, economiche, di ogni genere, perché loro stessi ambiscono a entrare nella vita sociale, nella vita lavorativa, a fare qualcosa per il loro paese, fare qualcosa per l'Europa, vedono tante difficoltà ma conservano un grandissimo entusiasmo. Certamente i ragazzi che sono venuti a Bruxelles sono un'elite di ragazzi che ha partecipato a un concorso, lo ha vinto, che aveva la sensibilità di partecipare al concorso e stava in una scuola dove dei professori magari da anni portano avanti questo discorso e partecipano a tutte le edizioni ogni anno di Diventiamo cittadini europei. E questo appunto, vedere questi ragazzi con tanto entusiasmo e con la voglia, magari come è successo a dei ragazzi che li hanno preceduti negli anni passati in questo concorso, di andare a lavorare per l'Europa, di andare a lavorare a Bruxelles negli uffici della Commissione o del Parlamento europeo, è una cosa che veramente rinfranca un po' il cuore, perché fa vedere che le energie mentali, le energie anche culturali e intellettuali ci sono per poter credere in un futuro dell'Europa. Io ho detto queste poche cose perché penso possano un po' rievocare quello che è successo e quello che io ho riportato nel volumetto. E adesso penso sia il momento di passare la parola alla collega Elena Correggia, che così può parlare della sua esperienza all'AIA. Buongiorno a tutti. Il mio viaggio invece è stato all'AIA, che è non solo la capitale amministrativa e sede del governo olandese, ma è anche una città internazionale che, come disse Boutros Ghali, l'ex segretario generale dell'ONU, è una capitale internazionale della pace e della giustizia.
Questo è vero, perché infatti il nostro viaggio non è solo stato un viaggio nelle istituzioni europee, ma anche internazionali, perché abbiamo visitato l'ICTI, che è il tribunale internazionale che giudica i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità che sono stati perpetrati nell'ex Jugoslavia durante gli anni 90. Ecco quindi che è stato un viaggio veramente internazionale a 360 gradi. Brevemente, le nostre tappe sono state innanzitutto al Senato olandese, quindi abbiamo conosciuto una delle due camere in cui si svolge l'attività legislativa in Olanda, conoscendo le differenze e i tratti di somiglianza con il Parlamento italiano. Successivamente abbiamo fatto tappa alla rappresentanza in Olanda del Parlamento europeo. Poi abbiamo conosciuto il municipio di Den Haag, appunto dell'AIA, che è tra l'altro una città dove si concentra un'attività di multinazionali, quindi ci sono anche uffici di molte aziende a livello europeo e internazionale, ci sono molte sedi di ambasciate e infatti siamo andati anche a incontrare l'ambasciatore italiano in Olanda, Francesco Azzarello. E successivamente forse la tappa che ha destato anche più emozione nei ragazzi è stata quella all'ICTI, al Tribunale Internazionale per i Crimini nell'ex Jugoslavia. Dico questo perché il riscontro di dei ragazzi che sono venuti in viaggio con noi è stato molto intenso, di interesse a conoscere dei fatti di una storia che è molto vicina, quella del conflitto in Croazia, in Bosnia e Erzegovina, che alcuni di loro hanno già magari studiato sui libri, ma è una storia talmente recente che hanno anche la fortuna di averla potuta in un certo senso vedere dal vivo, quindi conoscere dei luoghi dove questa storia si in qualche modo si è manifestata e all'interno della quale si cerca di trovare anche un giudizio non solo storico, ma di dare una giustizia a questi eventi. Abbiamo in questo caso incontrato due giovani avvocati italiani che lavorano al Tribunale Internazionale dell'AIA e quindi per i ragazzi è stato anche molto interessante poter conoscere una professionalità come questa dei giovani avvocati che si confronta con dei fatti e degli eventi internazionali. In generale l'approccio dei ragazzi, oltre ad essere stato sicuramente di grande interesse, ha dato anche a noi accompagnatori l'occasione per vedere, rileggere dei fatti della storia recente con degli occhi nuovi, no? Con uno sguardo forse libero da pregiudizi, da incrostazioni che, avendo già studiato quel pezzo di storia, gli adulti potevano avere. In particolare ci ha colpito molto il fatto che alla rappresentanza dell'Unione Europea alcuni ragazzi abbiano insistito sull'importanza che l'Unione Europea non sia solo un'unione a livello economico, quindi un'unione monetaria, ma che diventi sempre più un'unione anche politica e soprattutto da un punto di vista della società, del welfare state. Quindi è stato un monito anche per gli adulti di creare una cittadinanza attiva in questo senso. E infine vorrei leggere brevissimamente due o tre commenti che alcuni dei ragazzi ci hanno lasciato, perché rendono l'idea degli occhi con i quali hanno visto e hanno commentato questa esperienza. Allora, una ragazza che si chiama Giulia Gaiero dell'Istituto Balbo di Casale Monferrato ha detto: è stato bello il viaggio nella storia fatta a parole dal segretario generale del Senato. Stefano Fonio del Liceo Scientifico San Lorenzo di Novara ci ha detto che ha apprezzato l'accoglienza e la non formalità dell'ambasciatore e la multinazionalità delle persone che lavorano all'ICTI. Invece Chiara Marchisio dell'Istituto Einaudi di Alba ci ha detto che ha apprezzato il poter vedere il Tribunale Internazionale, il luogo dove giudicano i crimini commessi nel 93, proprio quando siamo nati noi,
lì il senso di giustizia è molto forte. E infine un'altra ragazza, Alessandra Curzio, del liceo classico Baldessano Roccati di Carmagnola, ha addirittura scritto un tema, una sorta di reportage di viaggio, di cui vi leggo solo l'ultimo paragrafo. Conoscere Laia ha di certo cambiato 40 studenti, spronandoli a osservare con lo spirito critico di un saggio e con la curiosità di moderni Ulisse, andando oltre la banalità di un giudizio superficiale, per diventare veri cittadini europei. Adesso passo la parola al mio collega Mario Bocchio per il viaggio a Berlino. Vi ringrazio e partiamo subito con una considerazione personale, che è stato difficile, come dovendo svolgere la professione, di relazionare questo viaggio, ma nello stesso tempo approcciarla con il modo di pensare di cittadino europeo, di cittadino italiano, con questi e con queste esperienze di questi studenti. Berlino è una città particolare, è una città particolare perché riassume in sé la nascita e la morte di una nefasta dittatura, quella nazista. Nasce Berlino con l'ascesa di Adolf Hitler e la morte di Adolf Hitler nel bunker, ma è la città che colpisce perché, andando a vedere il museo dei drammi di Berlino, i berlinesi ti colpiscono quando dicono che pensavano di aver riassaporato la libertà, ma si sono trovati nuovamente nel tunnel della dittatura. Quindi di una dittatura ideologica e di fatto, che è stata la dittatura comunista, rappresentata da quel muro che per tanto tempo non solo cinematograficamente ha rappresentato lo scenario ideale delle spie nel rapporto est-ovest, ma ha rappresentato proprio un modo diverso di approcciarsi alla vita quotidiana, al discorso della libertà, tra il mondo occidentale filoamericano e il mondo della cortina di ferro, ovvero dei regimi che facevano parte del patto di Varsavia e che sono caduti, non dobbiamo dimenticarlo, anche per il grande ruolo operato dalla Chiesa, con definitivamente con l'ascesa al pontificato di Giovanni Paolo II, che voi sapete tutto il rapporto, lo avete anche studiato, con la sua Polonia e quindi la difficoltà a scardinare i regimi, e nel 1989 è andato giù questo muro di Berlino. Credetemi, è tragico ancora andare a vedere il muro, perché il muro rappresenta la storia di tante libertà negate. E se pensate che esisteva un muro e un secondo muro con dentro la cosiddetta zona della morte, non lo so se nei libri lo avete studiato, la storia purtroppo è una storia ancora troppo recente. Rimane su tutti l'esempio di Peter Fechter, quel cittadino dell'Est che voleva raggiungere l'Ovest, che era stato ferito dalle guardie, i Vopos, le guardie di frontiera del muro di Berlino, ed è stato lasciato morire dissanguato senza che nessuno andasse a salvarlo, proprio come emblema di questa libertà negata. Ma oggi, in questa Europa che noi andiamo ad analizzare, ad affrontare quotidianamente, Berlino assume anche un significato politico, perché noi ci chiediamo oggi, tra i vari punti di dove vuole andare l'Europa, Berlino è la porta dell'Est, quindi il discorso dell'allargamento dell'Europa ad Est, che a volte la gente si dice l'ingresso della Turchia in Europa, ma uno dei grossi, che lo abbiamo potuto constatare, dei grossi dubbi e interrogativi che l'Europa si pone, è quello di dire se la Russia oggi ha diritto di entrare nell'Unione Europea, la Russia che era l'emblema di questo blocco diviso tra Est e Ovest. Ma soprattutto è stato importante andare con i ragazzi, perché i ragazzi oggi hanno più coscienza, hanno più interesse rispetto a quella che era la mia generazione, ad esempio.
e le domande che i ragazzi si chiedono, sentendo anche le cronache quotidiane, politiche, internazionali, se ha ancora senso oggi per un cittadino italiano credere nell'Europa. Noi diciamo che ha senso, però diciamo anche che bisogna fare dei precisi distinguo. Ha detto bene chi mi ha preceduto, ha detto bene il rappresentante delle istituzioni che è venuto qui a portare il saluto. Noi siamo sempre abituati a sentire ed è così, perché purtroppo abbiamo dato un'immagine negativa di questo termine nazionale e si è declinato subito in nazionalismo, e nazionalismo significa soprattutto interesse esasperato dei propri interessi a scapito degli altri, delle libertà e degli altri interessi, quindi nazionalismo dittatura. Noi questo non lo vogliamo, ma di identità, cioè salvaguardia della propria identità nazionale, questo è una cosa che nel comune dell'Europa, nel comune sentire dell'Europa, va comunque tenuto in considerazione, proprio perché se noi neghiamo, e i ragazzi dicevano, ma come mai, chiedevano, oggi sorgono dei movimenti per cui ci sono dei partiti euroscettici che dicono che non ha più senso stare in Europa, proprio perché a volte si preferisce dar troppo spazio alla cessione di sovranità nel nome dell'Europa, mettendo da parte un po' quello che è l'interesse nazionale, l'interesse, perché ognuno di noi in un'unione, stiamo bene in un'unione, ma ognuno di noi abbiamo delle peculiarità che vanno difese. Io vorrei ancora chiudere con due riflessioni che ha maturato in questo viaggio. Berlino è una città multietnica. Il discorso dell'immigrazione rispetto all'Europa. Oggi forse noi patiamo troppo una strumentalizzazione passata, una duplice strumentalizzazione. Chi è che, io parlo in Italia, chi è che ha illuso che l'Italia fosse un paese aperto per l'immigrazione e chi ha sfruttato politicamente il fatto di andare nelle piazze a dire siamo contrari all'immigrazione. Berlino ci dà invece la ragione d'esistere di un paese che ha fatto dell'integrazione la base per cui convivono le varie tipologie di nazioni, i vari rappresentanti delle nazioni. Quindi è un modello Berlino rispetto, come lo può essere la Francia rispetto ad esempio all'Italia. E l'altra considerazione che mi è venuta dialogando con questi studenti che sono stati con noi 4 giorni, perché Berlino non è poi stata solo la città del muro, lo diciamo, è la nuova capitale europea tra virgolette, è stata quella di ragionare in questo senso qui, ma oggi poi successivamente io ho avuto modo di intervistare la commissaria per gli affari internazionali della comunità europea, la Cecilia Malmström. Lei forse è anni luce avanti a noi, perché dobbiamo dirlo, gli svedesi, i nordici, i norvegesi hanno un altro modo di intendere anche la cosa comune rispetto a noi, quando si parla di maggior civiltà politica, maggior civiltà di tutti i giorni dei paesi nordici, forse qualcosa di vero esiste. Ma si parlava che di questo fatto qua. Oggi noi dobbiamo dare una speranza. L'Europa deve, l'ho capito, i giovani ci chiedono speranza, ci dicono ma voi che girate, che portate altri giovani, c'è questo scoramento perché si leggono tutti i giorni le notizie brutte dell'Europa. Allora ecco che implicitamente bisogna ribadire a mio avviso il fatto che l'Europa non deve essere un mero calcolo matematico, finanziario, che 2 più 2 deve assolutamente fare 4 e se non fa 4 andiamo a prendere magari una frazione da un altro Stato, perché il discorso della cosiddetta solidarietà economica, della solidarietà tra i paesi che hanno più difficoltà rispetto ad altri paesi, pensate alla Grecia, pensate a Cipro, pensate anche all'Italia, quelli paesi che i tedeschi parlavano dei maialini, dei maiali che li hanno difesi tante volte con il porcellino. Oggi noi dobbiamo porci il fatto che ci deve essere una solidarietà ma alla pari con tutti, perché se poi vengono a me italiano a impormi delle diete perché devo giustamente equilibrare l'economia di un altro paese, allora poi sorgono i fenomeni di intolleranza, di ingerenza. Allora quindi un'Europa che sia veramente un'Europa delle persone prima di tutto, perché questo grande progetto che era nato e cui l'Italia è stata una dei fondatori, pensiamo al ruolo fondamentale
geniali di personaggi come lo era già stato De Gasperi, come era stato Gaetano Martino. Appunto, l'Europa deve essere un'Europa che guarda anche al sentimento delle persone e non solo al calcolo. Questo darebbe anche, a mio avviso, un aiuto in più alla politica, perché pensate, oggi si fa tutto in base al calcolo, 2 più 2 deve fare 4. Pensate che il patto di stabilità, che è quell'acciuolo che sta soffocando sempre più i comuni e quindi noi stessi, la vita nostra nelle nostre città, con l'aumento delle imposte e via di seguito, sono conseguenze appunto del considerare, lasciamo la politica come politica e la ragioneria come ragioneria. L'Europa non può essere solo ragioneria. Questo mi ha sorpreso un ragazzo dell'Istituto Convitto di Torino, che gli ho detto complimenti perché sei il primo anno di questo liceo di Torino, la stai ragionando già come un adulto, molto attento alle situazioni. Mi diceva: ma se facciamo solo il calcolo, la scuola, io vengo dal liceo classico, non è solo matematica, anzi ne facciamo poca di matematica perché la cultura è un'altra cosa. E gli dico, e se lo capissero anche che a livello europeo, a livello italiano, nella nostra vita di tutti i giorni non c'è solo il potere finanziario, non c'è solo l'esasperazione del profitto, forse noi raggiungeremo qualcosa di utile e impareremo anche a capire, e Berlino ce l'ha insegnato, che i grandi drammi nascono quando si è sordi. Quindi io applaudo molto l'iniziativa della Consulta europea per con il concorso Diventiamo cittadini europei. Quest'anno il concorso diceva: di fronte a quale strada prendere, perché c'è il rischio della disgregazione, allora bisogna essere categorici, o ci si mette tutti in una direzione o altrimenti, è brutto dire, l'Europa non aveva più ragione di esistere. Ecco, magnifico intervento delle. Tieni pure. Ecco, adesso si potrebbe dare la parola ai ragazzi per delle domande, però tra il pubblico abbiamo la fortuna di avere la dottoressa Zucco che accompagna sempre i ragazzi e che forse, se è così gentile, potrebbe dirci due parole per aiutare anche i ragazzi a intervenire. No, forse... Scusami, io volevo ancora ricordare, sì, che non esistono solo i viaggi, ma io ho avuto modo di parteciparci per la prima volta al seminario di Bardonecchia, che è anche uno dei premi che vengono dati a chi vince il concorso cittadini europei, e forse dico che è anche un'occasione ancora più approfondita di un viaggio, perché si sta 3 o 4 giorni a ragionare proprio sul concetto dell'Europa, come i giovani vedono questa Europa. Quindi credo che sia un'opera veramente, un momento veramente importante. Bene, se c'è qualche, se la dottoressa Zucco ci vuole aiutare con i ragazzi, lei che è così esperta, è così brava. Sì, buongiorno, qui abbiamo il liceo Cattaneo di Torino che partecipa da moltissimi anni al nostro concorso, che ormai ha 30 anni come dicevano i ragazzi. C'è la professoressa Vero Randone, che ringrazio, e c'è anche il professore Cantamessa, e so che ci sono anche dei ragazzi che hanno vinto il concorso. Ecco, visto che cattive acque sono io, vorrei coinvolgere anche gli altri. Chi è che ha vinto il concorso? Vieni, e poi lei, venite, dai. Novi. Allora, come vi chiamate? Non è mai capitato. Allora, viene l'insegnante, vieni Vera. È da moltissimi anni che partecipi al concorso, perché continui a partecipare? Io trovo che questo concorso sia molto utile, perché è nella scuola che noi ci rendiamo conto di essere cittadini europei. L'Europa è stata una creazione artificiale, nata da un gruppo di politici illuminati, ma poi è stata forse poco sentita da nazioni che erano coinvolte in uno sviluppo tumultuoso. Oggi come oggi invece le giovani generazioni hanno una sensibilità diversa, e io spero che la cittadinanza europea serva alla vostra generazione a superare quel terribile pregiudizio che è il razzismo.
Questo è il mio augurio, che attraverso questi viaggi noi si riesca come scuola, come istituzioni, a fare di voi davvero dei cosmopoliti. Le generazioni passate hanno sofferto per il razzismo. Il razzismo è stata una delle grandi cause delle guerre. Oggi purtroppo con la globalizzazione lo vediamo riemergere, però c'è anche il fatto che dall'altra parte la scuola ci aiuta, no? Ci aiuta con la cultura, perché la cultura riesce a mediare le differenze. Ieri ho assistito ad una, devo dire, commovente intervista al grande campione Thuram, Lilian Thuram, il quale è uno delle personalità che più si batte per combattere il razzismo e un'altra forma di razzismo che è altrettanto negativa, il comunitarismo, cioè la tendenza delle comunità che si trovano all'estero a chiudersi in se stesse. Questa battaglia la dobbiamo fare noi e la facciamo come cittadini europei. Grazie. Grazie alla professoressa Randone. Volevo solo dare un dato sul concorso, che è giunto quasi al prossimo anno 30 anni di diventiamo cittadini europei. Al concorso in questi 30 anni sono stati coinvolti veramente migliaia e migliaia di ragazzi, abbiamo fatto un conto circa 150.000. Molti di questi ragazzi adesso così hanno 30 anni fa, quindi insomma sono ultra quarantenni, ed è un auspicio anche per voi. Volevo dirvi, molti di loro grazie al nostro concorso hanno intrapreso carriere internazionali e oggi lavorano al Parlamento europeo, alla Commissione europea. Abbiamo uno studente di un concorso degli anni 80 che insomma lavora alla Banca Centrale Europea di Francoforte. Quindi io vi auguro di continuare, fate l'Erasmus, continuate a seguirci, perché è veramente una grande opportunità, l'Europa è una grandissima opportunità che non ci dovete assolutamente lasciarvi sfuggire. Io volevo ringraziare i colleghi che sono stati ottimi compagni di viaggio, Mario, Alessandro ed Elena. Sono stati dei viaggi, anche loro non hanno detto, molto interessanti, ma anche molto faticosi, non è vero? Che non si aspettavano, si dice viaggio studio, è veramente un viaggio, è stato un viaggio di studio, talmente di studio che le nostre vincitrici sono, insomma, sono ancora stanche, vero? Ah, non hanno partecipato. Ah, ecco, va bene, ci siamo spiegati. Quindi grazie ai colleghi, grazie a voi tutti. Oggi avete visto insomma solo una piccolissima rappresentanza appunto di questo liceo Cattaneo. Speriamo prossimamente di poter coinvolgere in questo incontro, che è stato, penso, interessante, anche molti altri vostri compagni. Grazie. Quindi, come ha detto la dottoressa Zucco, è una grande opportunità l'Europa, e purtroppo, come ha detto la professoressa, il razzismo è una cosa terrificante che viene utilizzata spesso, come abbiamo visto per secoli, in guerre, per fomentare guerre, per interessi di potere vari. E l'Europa, come ben sapete, lo scopo principale delle istituzioni europee da quando sono nate è la conservazione della pace. Infatti noi possiamo godere dal 45 a oggi di 70 anni di pace, insomma, e più. Io veramente vorrei che qualche ragazzo ci dicesse qualcosa. Se potesse vincere la timidezza, noi l'abbiamo vinta. Sui viaggi o sull'Europa? Anche qualche curiosità che avete a proposito dei viaggi? Chiudiamo. Bene. Nessuno si fa avanti. D'accordo. Ah, ecco. Una ragazza coraggiosa. Ma così sentono tutti. Seduta. Allora, seduta. Di come ti chiami, per favore? Devo proprio. Allora, io mi chiamo Roberta.
e ho vinto il viaggio a Trieste e Lubiana e volevo chiedere come si svolgerà. Viaggio a Trieste e Lubiana, ma io ci sono stato al viaggio a Trieste, alle Foibe, non so se i colleghi... Anch'io a Trieste, anch'io. Sì. Tu sei stata di recente, mi pare. Sono stata 2 anni fa e siamo stati alla Risiera di San Sabba, che è stato appunto un campo di... non andranno loro. Allora aspetta che lasciamo la parola alla dottoressa. Forse si riferisce al fatto che quest'anno, nell'anno della cittadinanza europea, verrà fatta poi a Trieste una grossa manifestazione di chiusura delle iniziative che hanno visto anche presente a Torino la Cecilia Malmström, ma adesso la dottoressa Zucco. Infatti, allora il viaggio si svolge dal 16, partiremo domenica mattina 16 e lunedì si tiene la giornata conclusiva di questo progetto dell'Unione Europea, della Commissione sulla cittadinanza europea, quindi ci sarete voi, saranno anche centinaia di altri ragazzi provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'Europa e incontreremo la commissaria Reding, quindi insomma preparatevi, ecco. E questo, dopodiché da Trieste ci sposteremo a Lubiana, dove andremo a visitare la rappresentanza di Commissione e Parlamento europeo, andremo in comune dove ci saremo ricevuti dal sindaco e stiamo anche prendendo i contatti con il Parlamento nazionale. E in ultimo, non è ancora ufficiale, ma il nostro vicepresidente del Consiglio regionale, che è delegato alla Consulta europea, Comba, ci tiene molto, visto che la distanza non è tantissima, si pensava di arrivare sino in Croazia. La Croazia, come sapete, dal 1° luglio sarà il 28° paese dell'Unione Europea, quindi anche lì stiamo cercando di organizzare degli incontri e in particolar modo vorremmo organizzare un incontro con una classe di vostri coetanei per uno scambio che penso sarà sicuramente utile. Tutto qua, altre domande? C'è qualcuno che deve andare a Bruxelles di questo gruppo? Il viaggio delle prime di quest'autunno, Trieste, Lubiana, forse Zagabria, riguarda i più piccoli, le prime, seconde e terze, mentre invece si farà a giugno il viaggio delle quarte, dove andremo a Bruxelles a visitare il Parlamento europeo, la Commissione europea, e le quinte le abbiamo invece già premiate sempre col viaggio studio a Bruxelles. E poi ci sono i ragazzi di Bardonecchia, c'è qualcuno di voi che è stato selezionato per Bardonecchia? No, seminario di Bardonecchia, che è un seminario diciamo ormai storico, si svolgerà questo autunno. Ci sono delle domande? Volevo ricordare che quest'anno, oltre all'anno della cittadinanza europea, corrisponde anche al 300 anni dalla pace di Utrecht, che è stata una delle prime forme antisignane di concetto di Europa, e è anche l'anniversario del trattato di Maastricht, che è importante come fondamento dell'Europa. Poi, legato all'intervento che ha fatto l'insegnante, io e i colleghi abbiamo avuto modo anche di relazionarlo nello spazio che abbiamo, questa intervista fatta alla commissaria europea Cecilia Malmström, che parlava appunto anche del discorso del razzismo. Ecco, però portiamoci questo punto di riferimento qui, che comunque ci vuole l'integrazione, parte da un discorso che devono porsi tutti i paesi dell'Unione Europea, del rispetto delle regole, perché quando c'è poi il non rispetto delle regole si creano poi dei fenomeni di intolleranza, visto anche il periodo di crisi economica che noi stiamo vivendo. Ed è proprio uno dei motivi per cui è venuta a Torino a parlare la commissaria, proprio che si occupa del discorso dell'immigrazione, è stato proprio quello del rispetto delle regole. La comunità europea sta rivedendo anche, rimodulando anche il discorso di Schengen, dei flussi di Schengen, perché poi non è corretto pensare ad esempio che oggi la Germania debba dire gli altri paesi si debbano sottostare al discorso Schengen, e la Germania adesso ha bloccato i flussi Schengen, forse vuoi magari perché fra pochi mesi ci saranno le elezioni in Germania, oggi la Germania per determinati paesi
impone il visto Schengen, e quindi non, ecco, ci deve essere un'Europa che sia un'Europa di tutti, non l'Europa di a seconda di che momenti delle comodità personali di alcuni stati che ci fanno parte. Di questo si era lamentato molto la commissaria europea Malmström a Torino. Bene, se non ci sono altre domande è venuto il momento di chiudere. Mi viene in mente una cosa ancora in base a quanto ha detto la professoressa, quando ha parlato di Lilian Thuram, che è venuto a fare da testimonial contro il razzismo, un giocatore che molti di voi conosceranno perché ha militato nella Juventus, che è una squadra di Torino, come ben sapete. E mi viene in mente che uno dei più forti veicoli che ci sono contro il razzismo è lo sport. Infatti nelle nazionali di tanti paesi europei, come fu la Francia che vinse il campionato del mondo e il campionato europeo, c'erano tanti ragazzi di origine non europea, africana. Lo stesso Thuram ha giocato nella nazionale francese. Sì, ha giocato nella nazionale francese, ma lui non è evidentemente di origine francese, nel senso che lui è di origine africana delle colonie, è cittadino francese. No, ma io lo dicevo in positivo, nel senso che non bisogna più essere per forza bianchi per essere francesi o celtici o che ne so, o latini, non lo so, come gli italiani. Anche noi adesso in nazionale abbiamo dei calciatori come Balotelli o Ogbonna del Torino, che sono ragazzi che non sono né piemontesi né... Ogbonna è nato in Umbria, ma Balotelli è nato, aveva genitori in Sicilia, mi pare, poi è cresciuto in Lombardia, ma insomma sono italiani, ma di diversa origine. E l'ultima cosa, per chi è juventino questo farà molto piacere: l'inno della Juventus, che viene suonato prima delle partite di calcio, c'è la frase "il bianco abbraccia il nero", che non è solo casuale per il fatto che i colori sociali della Juventus siano il bianco e il nero, ma penso che sia anche voluto come segnale contro il razzismo. Bene, se nessuno deve fare delle domande, arriva il direttore della comunicazione del Consiglio regionale, il dottor Tomatis. Grazie dell'attenzione con cui avete seguito questo incontro. Era solo per chiudere brevissimamente, per dirvi: questo è l'ultimo incontro che abbiamo al Salone del Libro. Tutta la documentazione relativa agli incontri che abbiamo fatto, delle consulte, delle nostre attività, sarà tra poche ore, e in gran parte è già stata caricata sul nostro sito crcomoroma.piemonte.it, dove potrete trovare le gallerie fotografiche, il video dell'incontro, i comunicati stampa, tutta la documentazione relativa a questa attività. Grazie ancora della vostra attenzione.